No, ho fatto una cazzata, devo chiedere scusa a un ascoltatore, Mena Chiacchio, Mena cazzo sarà, perché aveva scritto una domanda seria e gli ho risposto muori, ma non era riferito a lui, era il messaggio sopra e ho però sbagliato. Però lui è morto adesso perché era un fan dello zoo. Si è levato la vita in questo istante, quindi salutiamo la famiglia. Salutiamo Mangiacazzoli, come si chiama? No, salutiamo Qui Lin Chen, che risponde al quesito dell'ascoltatore, che lui ha una domanda seria, dice: ma i cinesi sono immortali? Non ho mai visto o sentito di un funerale di qualche cinese. Ma perché sono, hanno, secondo la loro religione vengono cremati, cioè no, è sbagliato. No. Gli orientali in genere credo che rispediscano i corpi in Cina, no, e fanno i funerali in Cina. Sì. Con i piccioni. Loro sono animisti, cioè nel senso, cioè secondo le loro religioni comunque non vabbè, ma non dove usano li fanno, scusa? Seppellire, capito? Ho capito, ma dove li cremano? Cazzi, le loro non fanno il funerale semplicemente, basta, cioè fanno ma una cerimonia. Non ci credo. Fanno una cerimonia. Fanno una cerimonia privata in casa, poi si va alla camera ardente, si prendono le ceneri, si mettono in un vaso, poi se le vuoi spedire in Cina o tenerti a casa sono cazzi suoi. A ma me avevano detto che li caricavano nei container e spedivano. Ma dove cazzo vivi? Chi te l'ha raccontato? Capitan Findus. Non lo so, questo va detto, li caricavano. Sono quelli che dicono: oi, hai sentito il sapore del pollo in quel ristorante? È un gano, hai visto un che aveva l'anello di matrimonio? Ma attenzione amici, torniamo ad occuparci dell'incubo italiano, seconda parte, andiamo, vai. Ed ora la seconda parte di L'incubo italiano. Dice. Perché lei arrabbiato? Ma non mi vado il tuo cazzo, perché sei arrabbiato? Tu ti vado con il tuo cazzo, che tu vado con il tuo cazzo. Cosa? Lei è cinese? Senta, io guardi che vengo lì e poi diventa situazione complicata. Senti, per piacere, io ti dico che tu questo numero, nome e cognome mio. Signor Aldo, ha fatto le valigie? Ma tu che cazzo stai dicendo? Scusa avvocato, faccia risolvere le mie situazioni, perché io a uomo affari cinese abituato a parlare con persone ignoranti. Ma senti, ma non piacere, a che ora vieni qua? Allora, io vengo là a 18 e io sbatto lei fuori calci nel culo. Scusa, sono in pace, che ho stato in pace. Tu stavi dando cazzo, ma più, capito? No, io rispetto alle 18, vieni, rispetto. Io prendo lei e i suoi stracci, sbatto. Ma prendi che non ci rompere il mio cazzo. Ciao! Lanto! Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a popipopizoo@gmail.com o manda un sms al 342-411-5105. E non leggerà nessuno. E lascia che lo zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico. Che bello! Devo farti una domanda di matematica, Marco. Ma perché hai diviso in due il blocco? Uno 6 minuti e mezzo, l'altro 1 minuto e 4. Cioè. Quando monto così, che cazzo vuoi? Cioè, che non è che sto a guardare i tempi. Mi piaceva, aveva un ritmo. E via. Sto belin di precisino, tutto il giorno che devi mettere in gioco. Bravo, amico mio. Bravo, sto merda. Criticone, molto tu. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Mazzoli! Bucchin! Boys! Ciao bastardi! Ciao. Io sono un noiser. Sì. E volevo dire a quel rachitico di merda che lo spacchiamo di schiaffi perché è uno scemo pagliaccio! No! Wender! No. Bucchin! Il Vagisil. Sì. È per la vagina, non so, è per il pene. E c'avevo solo quello. Non credo che la candida si prenda per perché vai in un toilette. Sì. Poco igienica. Altrimenti, cacchio, se andava a giro con la candida tutti i giorni, va a più che o meno. Cacchio dici. Brutta capra ignorante. Gli uomini hanno un organo penzolante. Quindi quando si siedono sul water, la possibilità di toccare il bordo è inevitabile. A meno che non lo tengano in mano. Il rischio di pisciare fuori è altissimo. Vero Wender? Paolo! Sì. Bocchino! Paolo, noi sei proprio un figlio di Come? Sai perché? Perché spesso attacchi la ghiaieria.
Bravo. Hai capito? Fabio. Eccomi. Booking. Ciao ragazzi, sono Ciao. Angelo, il carrozziere, quello che vi insaccava e vi rompeva i coglioni e che insaccavate di merda sulla Basta. Merda. Ma non si può fare una raccolta fine? Sì, dai, basta, andiamo avanti. Ma no! Che stronzo. Eccolo. Basta, basta, Mazzoli, di stronzo, chi cazzo vuoi? Ma metti una scenetta di merda, dai! Basta, puttana maiala! Ma cosa vuoi? Uno tuo è Miami. Ma muori, merda! Impara l'italiano! Grazie, grazie per farmi passare sempre queste due ore in vostra compagnia. Mi fate ammazzare dalle risate. Me coglioni. Ma chi è quello? Mandelli? Maestro, sei un grande maestro. Grazie. Sei un grande. Bastardi, sono una cinese nata in Italia e fidatevi quando vi dico che vedo Mazzoli ovunque, siete tutti uguali. Siete tutti sei una grande, sei una grande, sei una grande. Eccolo. Mazzoli, non ce ne frega niente dei portinai, delle diffamazioni, delle denunce. Ma... ce ne frega un cazzo, metti le scenette! Mamma, come lo odio! Sì. Metti le scenette! No, lo odio! Vaffanculo! Muori, merda! Ma perché, perché gli incidenti stradali non capitano mai nel momento giusto? No, dai, fantastico, è fantastico. Comunque l'ascoltatrice cinese è la numero uno, ragazzi. Vedi, comunque, vedi, alla fine c'avevi ragione tu. C'è una roba. Pensa se ci vedono tutti come Paolo Noyes, che disgrazia. È peggio, ci vedono tutti Mazzoli! Questo è lo Zoo di 105 e nonostante la presenza di Luca Alba è e rimane il programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo